Porcellini. Tre. Si infilano i polsini delle camicie. Gemelli. Tre gemelli. Tre gemelli. Oh no. Passato? Oh bestia! Che cosa è successo? E che cosa è successo? Mi dormi addosso e mi vengono i crampi, ecco. Io ti dormo addosso? Chi? Devi ammettere che siamo in tre nello spazio di uno, e questo è strano. Beh, strano anche il fatto che siamo tre gemelli, noi due siamo simili e tu sei diverso. E sono diverso, allora? Hai anche l'accento diverso. Sono diverso perché sono omozigoto. Non dire quella roba lì. Omozigotico. Vuol dire che ognuno è quello che è sempre stato. È stato quando? Siamo sempre stati qua? In un'altra vita. Nell'altra vita. L'altra vita. Cos'è che vuol dire sta roba? Vuol dire. Tu, per esempio, nella vita precedente, che cos'eri? Chi? Se guardo te parlo con te, non è che parlo con quello che è dietro. Perché c'è un altro dietro? Speriamo di no, se non si è rovinati. Siamo in tre. Togliete l'immondizia dalla testa. Allora, tu, nell'altra vita, che cos'eri? Perché? Che risposta è perché? Come? Quando? Con cui? Ma no, perché? Mi vedi le ulcere quando parlo con te, va? Cioè, non ti ricordi cos'eri? Non sei ancora nato e hai già perso la memoria. No, allora, io non mi ricordo. Sarò stato... Il virus della pellagra. Perché tu ti ricordi che cos'è? Io mi ricordo che cos'ero. Mi ricordo che ero un animale velocissimo. Ah sì, il criceto. No, caro, l'animale più grande, l'animale... La pantegana. No. Un felino, un ghepardo. Un ghepardo con la faccia da pantegana. Era un ghepardo nella savana, pronto a ghermire la preda. Gnac! Col mio bel mantello maculato a macchie nere e arancioni. Tanì. Oh, però è vero, eh. Va, vai, gli sono rimaste delle macchie tipo Zema tutto dietro. Bestia, che schifo! Non la toccare, allontanati! Schifo! Fermo lì, rimani fermo lì, in quarantena, non ti muovere. E quando fai la doccia, mettiti le ciabatte. Grazie! Allora, no, ma dai! Ma sei bastardo! Vabbè, ormai ti ha toccato. Invece indovinate che animale ero io. Ve lo mimo. Dai, ti sposti per favore, che sennò come faccio? Lo spazio è quello che è. Cosa faccio? Chiedo affitto una ghiandola surrenale? Cosa devo fare? Dai, fallo così. Indovinate? Dai. Animale con dei problemi? L'ho fatto male. Spiegato. Ecco, adesso... Ah, sì! Bravo! Lo stercoraro! Bravo! Bravo. Cosa ci vuole? Sì, che porta avanti la pallina di cacca con la spalla. No, non è quello. Sì, bravo. E poi c'è la prova del 9, non ci si può sbagliare. Che sarebbe? Fa sentire l'alito. Dai!
Zarco raro, 100%. Ognuno è quel che è sempre stato. È vero. Un animale di merda. Aia, uè, Ciccio. Spostati, Oh, oh, allora, che... Ciccio lo dice a tua sorella, va bene? Che, come ti chiami? Niente per adesso, e comunque non Ciccio. Pantegana, pensate. Vuoi passare che mi metto... Ciccio, spostati! Allora, Ciccio, lo dice a tua sorella, ok? Perché, come ti chiami? Niente per adesso, ma tra un po' avrò un nome bellissimo. Tipo? Debora. Debora? O Debora o Giacomo, non saprei... No, meglio Debora, sì. Dai. Però bisognerebbe vedere se è proprio il tuo nome. È venuta un'idea. Per vedere se è il suo nome. Sì. Poi fate finta di parlare. Io da lontano lo riconosco, lo chiamo. Se si gira vuol dire che è il suo nome. È vero. Dai, dai, proviamo. Dai. Allora, dove stava? Cremina, cioè basta che lo riconosci, non è che devi stare 4 quarti d'ora adesso. Hai girato subito il suo nome. Debora, che fortuna. Debora. Oh, e tu come ti chiamerai? Non lo so, a me piacerebbe... Pstufatrunte! Non è brutto, No. Però non c'è il santo, come fanno a battezzarti? È vero, allora non so, facciamo Schifaterkin. Schifaterkin è bello. Oh, tutti i nomi che lavano la faccia, tra l'altro. Schifateri, A me piace tantissimo. Allora, ti dico subito che è il più bello in assoluto che abbiamo mai sentito. Però, con un nome di... meno un dubbio. Cioè? Se tu stai affogando con un nome del genere, chi ti salva? Cioè, non è che devi gridare il tuo nome, quando affoghi gridi aiuto, sto affogando. Si fa la facile come il tuo solito. Facciamo una prova. Dai, facciamo una prova. Metti che io sto affogando. Aiuto, sto affogando. Oh, caspita, c'è uno che affoga. Presto, accogliamo. Chi è che affoga? Schifarte Ruft. Come? Schifarte Ruft. Per favore, può fare lo spelling. S come Strupniveral. I come X. Ritnak! H come andato! Porca vacca, era bello, eh! Oh, dai, basta che non vai al lago o al mare, te lo puoi tenere, dai! No, dai! Cambio, faccio un nome più semplice. Non so... Gvnn! Gvnn! Vabbè, ma cosa salta fuori di codice fiscale? Gvnn fa Giovanni! Giovanni è bello, bello? Però girarti. Dai. Giovanni! Per chi? Piacere, Debora! Piacere, Giovanni! Complimenti! Anche lei. Lei? Piacere, Fitzgerald! Come? Piacere, Fitzgerald! Ah, dai, sembra un aperitivo! Mi dia due Fitzgerald e un crodino, grazie! Mi piace! Ma no! Vabbè, tiriamo via Fitz! Piacere, Gerald. No, è troppo pomposo ancora. Gerald pomposo. Sì, ci vorrebbe, non so, Abdul. Abdul è bello. Anche Karim non ti starebbe male a me, Salam. Venki, salam. Sigma Hell. Sigma Hell. Ma invece di più Gerald. Fai un diminutivo allora. Vabbè, già Gerald è il diminutivo di Fitz. Italianizzalo comunque, non va bene. Geraldo. Geraldo. Aldo. Aldo. Aldo, Aldo. 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 Aldo è bello, bellissimo. Aldo. Sì, però con l'H davanti. Tipo? Aldo! Che brutto rapporto! Ma dai! Ma sei bastardo allora! Se tiri viene via, Ma va! Ma dai! C'è un difetto genetico? Tra un po' ce l'avrai tu in faccia il difetto genetico! Oh! Oh, cos'è? È tutta roba tua questo spazio qua? Cosa vuol dire mettersi così? Mi sto mettendo in posizione. Sì, mancano 5 mesi e lui si mette in posizione. Poi nasce tutto rincagnato. Buttiamolo in un rene. Sì, in un rene, dai, via! Poi lo scambiano per un calcolo, poi lo sparano fuori. Oh, sono comunque... State piano, sta dormendo la mamma. Sta dormendo. Le facciamo uno scherzo? Scherzo. Dai, lo scherzo delle voglie. Cioè, tu pensi una roba da mangiare, lei si incasina in giro a cercare... Sì, certo, lo conosco. Ma perché devi essere così bastardo? Me lo spieghi? Ma è una cosa...
cosa innocente, dai. Pensiamo a un frutto. Io ce l'ho. Vai. Il peperone. A parte che non è un frutto il peperone. Vabbè, è un fiore, che cane. Presentati a una ragazza con un mazzo di peperoni, vedi che legnate che ti dà. È un ortaggio, un ortaggio. E poi metti che lo trova il peperone, fa la peperonata, la digeriamo all'Epifania dell'anno prossimo. Sempre in mente di quei piatti leggeri, questo qua. La pasta di melanzane. Pane, panella, patate fugghiute. L'ultima volta che ha pensato un piatto si è coperto di brufoli, questo qua. Cos'è che era? La pasta di carrubbi. Dimmi tu il frutto, visto che sei così bravo. Sarebbe un frutto esotico, capisci che... Ce l'ho, vai. Facciamo il mango. Il mango no, è troppo grosso. Metti che non lo trovi e ti viene una voglia di mango sulla faccia. Già non sei un bijou in più, la voglia di mango. No, ho capito perché deve venire proprio a me la voglia di mango. Perché sei il più sfigato. Bastardo! Allora, prima o poi faccio un corso di karate, ti faccio un culo così a te. Prima o poi. Comunque mi è venuto in mente, il licis. Va bene, basta che ci muoviamo. Licis, ce l'abbiamo tutti bene in testa? Sì. Aldo, tu sai come è fatto il licis? Il licis? Sì, è fatto così. E cos'è un elastico adesso? Poi è fatto così. Apposta per vedere se lo sapevi. È rotondo il licis. Tipo cocomero? No, così è. Ma vedi che continua a cambiare! E adesso dico, è tipo cineggia, no, così! Allora, fidati di me, è così, dai. Così licis. Tipo che ciliegia. Violaccio fuori, tipo ciliegia, ma un però po' diverso. Diverso. Vabbè, dai, capito? Concentriamoci. Dai, sì. Pronti? Fai segnale alla mamma, dai. Licis, 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 licis. Ma dimmi se a quest'ora mi deve venire proprio una voglia di... Licis, licis, licis. Ciliegia. Va bene! Giovanana! Che c'è? Hai da accendere? Ma sei matto, fumi qua dentro. Allora? Come allora, ci tossichi tutti? Per una sigaretta, madonna. Allora, non si fuma in generale, qua è vietatissimo, va bene? Ha parlato l'imperatore dell'utero materno adesso. Sì, va bene, comunque tu la butti via. Ma una sigaretta dopo mangiato, cosa vuoi che sia? Dopo mangiato. Chi è che ha mangiato? Irritativo. Chi è che ha mangiato? Che ho saltato proprio a pippare il pranzo. Cos'è questo? Che cos'è questo? No! Bastardo! Allora, tu sei più grosso e noi più piccolini. Come mai? Perché cicciuli il cibo. Questa è la realtà. Cos'è che fa? Cicciula il cibo. Cicciula il cibo? Bravo! Bastardo! Non è che cicciula il cibo, è che assimilo di più. Assimilo di più. E poi anche se non ho mangiato non fa niente, tanto sono a dieta. Sei a dieta? Perché? Perché quando esco di qua voglio fare il ballerino. Il ballerino? Ma che per fare il ballerino bisogna muoversi con una certa eleganza. Ma certo, ci vuole talento. Io ho il talento, credo di averlo, perché faccio dei saltelli molto aggraziati. Saltelli aggraziati. Volete vedere? Facceli vedere, dai. Facceli vedere. Dai. Allora. Sempre più un paracarro, però dai, vediamo. Oh, ti presento. Lo presento. Dai, dai, presentiamo. Mettiti in posizione. Dai, metti in posizione, bello, dai. Ladies and gentlemen, our brothers Aldo. In saltelli aggraziatissimi. Ma che grazie, sembra un comodino comunque. Dai. Hopla! E se togli il sonoro, ci deve essere un buco nel cordone ombelicale. C'è una bacinella che prova a vedere dove è il buco. Prova lì la vescica. Poi mi spingete. Il ballerino. Io sì che farò un mestiere di un'importanza che tutti diranno buongiorno. Il sindaco. Ma che sindaco di più? Molto l'avvocato, di più. Ma molto di più. Un chirurgo. Ma che chirurgo? L'astronauta. Farò la portinaia. La portinaia. Guarda che la portinaia è un mestiere sottovalutato, eh.
Guarda che la portinaia ha un'importanza sociale che neanche tu te l'immagini. Sempre portinaia. C'è portinaia, portinaia, caro. Allora fammi da condomino per un attimo, anche tu. Dai, anch'io. Ti faccio vedere io. Signora Debora, è arrivata posta per me. Non si saluta intanto. Che cosa sono io? Meno del suo zerbino? L'avrei salutato dopo. Un po' di rispetto per la portinaia, capisci? Guarda che lei la cura. Ho detto, signora Debora, è arrivata posta per me. Buongiorno. Cosa ha fatto le scuole differenziali lei? Lo mette alla fine il saluto? Comunque posta per lei non ce n'è, perché se fosse arrivata apposta per lei gliel'avrei già consegnata, perché non amo stare con le mani in mano. Ma si è svegliata di malumore, però. No, malumore sarà sua moglie di malumore, ha capito? No, allora cerchiamo di ragionare, io sto aspettando una cosa urgente. Ragionare con lei è praticamente impossibile. Perché? Dato il quoziente intellettivo che possiede. Ma perché devo offendere? Comunque lei è 6 mesi che viene qui, è arrivata apposta per me, è arrivata apposta. Non è arrivato niente in 6 mesi, vuol dire che nessuno la caga, se lo mette in testa, ha capito? Signora Debora, buongiorno. Allora a me non mi si prende in giro, ha capito? Perché lei è apparentemente educato, ma sotto sotto un gran cafone. Perché quando sto lavando il pavimento gradirei che non si passasse di qua, ha capito? Il pavimento si lava la mattina presto. Allora il pavimento, caro mio bel furbino, lavo quando lo dico io. Perché lei non ha niente da fare che andare su e giù per le scale a insozzare il pianerottolo col suo cane che caga come un leone. Ma c'è un chihuahua. Un chihuahua, chissà cosa da mangiare a quel cane lì. Signora Debora, dovrei andare giù in cantina, mi dà le chiavi perché devo correre, perché sennò il vino mi prende a cena. No! Oh, scusa. Buongiorno! Mi vuole dare la cantina? Non è una persona di buongiorno! Lei le chiavi della cantina non le darò mai più, perché settimana scorsa le ha rotte dentro e non me l'ha detto. Io? Lei, oltre che maleducato, è un vigliacco. Signora mia, guardi io che... Io la curo! Ma mi hai permesso tu la cantina? Io la curo! Ma signora, perché cosa le ho fatto di male? Mi dire grave, è un mio diritto! Diritto? Vediamo se è un diritto. Ma perché intanto lei rompe le cose pubbliche e non avviso. Non sono stato io! Io non mi posso sbagliare, perché l'unico pelato del palazzo è lei. Per favore, mi lasci perdere. Allora, posso portare la bicicletta in cortile? Bicicletta in cortile, dovrebbe saperlo. Non si porta perché il regolamento lo vieta espressamente. Diamo un occhio. Glielo chiudo io un occhio. Dove la metto? La butti via. Come l'ho appena presa? Mi do un minuto di tempo per rimuoverla da lì. La lascio lì. Le buco le gomme? Cosa? Le storpio il cane? Storpio il cane. Ma le storpio il cane? Provare l'ebbrezza del potere la portinaia, capito? Sì, ma sei troppo agitata. Ma anche tu eri troppo rompipalle, però. Comunque a me piacerebbe fare un mestiere un po' diverso, non so. Ecco. Ma sì, dormire di giorno e lavorare di notte. Giusto, per evitare la portinaia. Anche, ma per poter uscire vestito di pelle, attillata, capelli lunghi, orecchini. Che schifo. Così un sì, tu sei prevenuto, fallo vedere parlare. Vedere gente diversa ogni notte, saltare di qui, mi fa pensare la stessa, non so se me l'hai messo. Magari cambiare anche un po' il polo della voce. Imparare un po', così. Travestirsi anche un po'. Travestirsi, ho capito. Cambiare nome. Come si chiama quel mestiere? Non lo vogliamo sapere. Il DJ, ragazzi, il DJ. Mi sono anche addestrato, ascoltate. Ciao a tutti gli amici. Che cosa? Le dite? Che era meglio il Viados. Oh, caspita! Ho sentito una strana spinta verso l'esterno. Sì, come un desiderio di cambiamento. Sì, vero? Come una voglia di uscire. Sì, ma tu non puoi ancora uscire. Perché? Non sei ancora formato. E che cosa mi manca? I capelli. Non ora! Ah! Tutti con me! Oh!
Ho visto dal fondo sala, siete qui tranquilli tranquilli, non è che manca una persona che è in giro a cercarvi come un cretino, fatemi passare, va. So io che cosa vi farei, no? Lasciamo perdere, tu dependami dall'agenda, per te non esisto più. Per te non esisto più, caffone io, caffone. E io sono non, un cretino. Non sederti lì. E chi se ne frega? È riservato. E chi se ne frega? Ma lascialo perdere, vengono qui, lo portano in galera 2 mesi, ce lo leviamo dalle palle. Bravo. Per un po'. Galera, che ha parlato di galera? Sono riservati, e finanza. Allora? Questura. Gente che non paga ma te la fa pagare poi. Va, di caghetta, va. Grazie comunque per avermi mandato a Coccomaro. Io ti ho mandato a Coccomaro, tu sei fuori di testa, tu. Tu mi hai mandato a Coccomaro? No. Io ti avevo detto di andare a San Salino. Come mai sei andato a Coccomaro? Ho visto che c'era la tua macchina parcheggiata lì. Vabbè, come sei venuto qua poi, scusa? E con la tua macchina. Avevo un mezzo mio. Avevi no? un doppione delle chiavi. Ma che doppione? Ho dovuto rompere il deflettore, unire i fili sotto. Mi sono tutto sporcato d'olio. Tanto che la gente mi ha preso pure per l'altro. E già perché? Che cosa sei? Lasciamo me, guarda. Mettiamoci una pietra sopra. Non la metterei a te la pietra sopra. Allora, lasciatemi fuori dalle vostre minacce. Sono tutto storto, tutto storto, tutto storto. Sono seduto al 15 e c'ho il 17. 15, 16, 17, quello è il mio posto. Ci ha provato anche con me prima. Con me non ci tentare neanche, capito? Mi dai capito, il mio posto. Ma è uguale, non è che tu sei in galleria, io in platea. Siamo amici, siamo contigui, cosa cambia? Per lui sono tutti contigui, hai capito? Sono tutti contigui, taluni lo sono, tal'altri no, in questo caso sì. Amici poi voglio vedere dopo quello che mi avete fatto. Comunque, non mi interessa. Ma cosa cambia? Spiegami cosa cambia se vengo lì e tu vieni qua. Ma te, cosa cambia per te? Voglio dire, metti che arriva questo qui della finanza. Mi faccia vedere il biglietto. C'è il 17 del seduto al 15, mi segue in questura, va. E passo una notte in questura grazie alla tua bella faccia. Perché secondo te quello della finanza ce la mena perché io e te ci siamo scambiati di posto? Deve essere decerebrato quello lì, scusami, E metti che l'unico malato di mente lo becco io. Non ho capito perché devo stare tutto il tempo in trepidazione ad aspettare che questo mi rovina la giornata. Come se non è già abbastanza rovinata di suo. E mi fa esagerato. Due piante grasse, non una. Ci vuole una. Se ti siedi io come passo. Sembra niente, ma adesso sono più tranquillo. E anche il viso più disteso, si vede. Ci voleva tanto. Cosa mi sono perso? Ti sei perso tutta la prima parte che era bellissima, guarda, era. Senti, ascolta, va, vabbè, mettiamo la pietra sotto, te lo racconto. Allora, si apre il sipario. E troviamo lì un letto in verticale. Già uno dice, porca miseria, però come comincia bene, no? Ma poi il bello viene adesso. Si vede il volto di una ragazza che aveva i capelli che gli cadevano sul copriletto. Così. Perdeva i capelli? No, cadevano in senso figurato, letterario. Si appoggiavano sul copriletto. Vabbè, c'era una ragazza con dei capelli, punto. Poi, successivamente, si vedevano delle braccia, delle gambe, delle mani che venivano fuori. Sì, ma non raccontagli tutto, se no si perde il gusto delle cose. A parte che me l'ha chiesto lui di raccontargli. E poi lo faccio per metterlo in condizione di fruire meglio tutto il resto dello spettacolo. Non è che sì, lo faccio ma così. Non raccontarmi tutto, perché se no mi perdo il gusto delle cose. Qual
che se lo facevo per te, per ho capito, è come dire, mi piacerebbe andare a vedere Batman Forever. Ah, l'ho visto, aspetta che te lo racconto, per filo e per sé. Mi dovevi vedere Batman Forever, l'inizio, poi spettacolo così. Ma che me lo racconti a fare? Voglio andare a vedere, hanno speso miliardi di dollari io per vederlo, capito, non ho capito, non voglio vedere il grande... No, lo voglio sentire, ancora me lo vendere. No, non l'ha capito. Ma questo è deficiente, come... Non è che gli stavo raccontando il finale, è l'inizio che gli stavo raccontando. Capito, ma metti che sia uno spettacolo circolare, gli racconti l'inizio, pam, gli bruci il finale. Guarda, mai andare a teatro con le piante grasse, porco giuro. Guarda il Deppi anche esplicativo e... Infatti miei la prossima volta. Che c'è? Ma che ti sei soffiato il naso col Deplian? Un po' appiccicoso. Provo a guardare un attimo se vuole il tuo. Prendi. Ma che schifo mi hai dato in mano. Ma va, è appiccicoso? Ma dai, mettilo lì a quelli della finanza, cosa te ne frega? Tu sei proprio bastardo dentro. Esagerato. A vedere, scusa. Allora, per favore, tieni lontani questi tentacoli orripilanti da me. Te li tieni adesi al tuo bel corpicino e questo Deplian lo leggo io, va bene? Me l'ha detto la mamma. Può darsi, comunque continua a leggerlo. Ma io. Per lui, no? Ah, per lui. Non gliene frega niente dello spettacolo, gli leggo anche il Deplian al signorino adesso. Il Deplian mi interessa dello spettacolo, se no non sarei qui adesso. E comunque sì. Il Deplian mi introduce allo spettacolo, grazie. E comunque l'importante è che non ci metti parole tue. Vedi? Dai, leggi. I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo. Vabbè, c'è tanto di cartello fuori, abbiamo vietato l'acqua calda. Uno spettacolo che si articola in 10 cortometraggi a scalare. A scalare, in che senso? Ma... Senti un po', mi devi interrompere ad ogni virgola? Non è che l'ho detto, l'ho pensato. Siccome non ha filtro, gli scivola via. Come a formare una collana di 10 perle naturali di differenti dimensioni, dalla più grande iniziale alla più piccola finale. Dalla più grande alla più piccola. C'ha la ghiaia e gli drena tutta la roba, capisci? È uno strato argilloso. Un viaggio che ci condurrà attraverso interventi comici sempre più brevi alla ricerca dello zero comico. Come dire che l'ultima perla non c'è. Senti un po', e far qualcosa per quel disturbo lì no, eh? Dai, finisci. Finisco. Una specie di meridiano di Greenwich e della risata che funge da punto di partenza, di partenza e unità di misura della comicità universale. Questo è chiaro. Questo è chiaro, a momenti non sa neanche dove abita di casa, questo è chiaro. Questa roba è il Greenwich. Ha parlato il genio del teatro, ha parlato. Uè, Ciccio, sporchiamo i pantaloni? E via. Ho fatto apposta? Non hai fatto apposta, ma il danno è fatto. Allora? Il danno casomai aver comprato questi pantaloni di merda, casomai. Allora tieni questi tentacoli adesi, ecco, e contigui al tuo corpicino. Tu fai altrettanto. Io faccio per altrettanto favore. Perché so dove ecco, mettermi. Anche tu, per favore, puoi stare. No, ce l'hai con lui, te la prendi con me, guarda che sei bella una pianta grassa vera e propria. Allora, questo è il mio sedile? Sì. Questo è il mio spazio. E allora mi rasenti col piede lo spazio, mi dà fastidio. Questo è il mio sedile? Sì. E questo è il mio spazio, non è che me lo rasenti, ci sei proprio dentro. No, e poi non ti ho detto nulla. No, lo spazio. Certo. Allora, te, allora mi metto così. No. Allora. Esageriamo. Guarda, mi adatto. Va bene. Uè. Ognuno ha il suo spazio, se no una mucchiata. Pensa a te. Efficiente. Sta iniziando. Non fare basculare la corda, che è pericoloso! Hai capito? Anche tu stai serrato, non star così indietro. Non è che sto indietro, è che proprio c'ho il fiatone. Ma che fiatone? Io andando... ho le gambe che non le sento più. Chiamale più forte, cosa vuoi che ti dica? Vabbè. Dai, avvicinati, metti la mano lì e vieni su.
Ma come? Metti la mano lì dove c'è quella sporgenza. Dove? Quella sporgenza lì a forma di zoccolo di gnu. Zoccolo di gnu? Sì. Non conosco lo gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. Ma porca miseria, è già pericoloso di suo. Dai, dai, stai serrato. Non sono serrato. No. E come dovrei essere serrato? Più vicino, metti il piede lì e vieni su. Dove? Non vedi quella rientranza là? Non la vedo. Quella lì a forma di nido di chiurlo, dai. Nido di chiurlo? Sì. Ma lì a forma di nido? Sì, un nido lo riconosco, un chiurlo no. Dai. Dai, corri però. L'ultimo, dai, metti lì la mano e ci siamo. Dove? Dai. Dove? Non vedi quella sporgenza lì? No, li vedi solo tu. Quella forma di orecchio di licaone, dai. Orecchio di licaone? Sì. Ma uno deve essere Michelangelo per scalare una montagna. Orecchio di licaone. Siamo arrivati comunque. Orecchio di licaone, porca miseria. Dai. Ma cosa sta succedendo qua? Porco Giuda. Ma guai mi sono messo. Cosa c'è? Un cretino. E qua la roccia è tutta franabile. Al massimo sarà friabile la roccia, dai. Comunque frana, non è che fria. Dai, vieni su. Ultimo sforzo. Ci sei? C'è stato un miracolo lì perché sono passato. Tu basta che sei avanti, non ti preoccupi di me. Già. Adesso qui è liscio come il marmo. No, ho messo io il piede lì sulla destra. C'è uno spuntone, quello lì. È liscio col marmo, ti sfido a trovare uno spuntone. Quello a forma di vertebra di moffetta, non l'hai visto? Avanti, dimmi come hai fatto una moffetta. Ho detto vertebra e dentro non si vede. Si salva sempre. Dai. Non la vedo comunque. Comunque c'è un buco. Un buco? Ecco. Va bene. Spero che non sia il culo della moffetta, guarda. Dai, piede qua. Così, bravo. Adesso issati e vieni di qua. Issati e vieni... Tirati su! E di tirati su! Dai! Oh, oppala lai! Oppala là! Bravo, adesso turnica e metti il piede sinistro qua! Turnica e metti... Girati! E di girati! Ma ora devo andare in giro col vocabolario in mano! Dai! E sono l'uomo ragno! No, che no, ho fatto? Questo dietro! No, questo dietro qua! No! Questo? Ho capito, però parla piano. Questo dietro qua. Senti, qua devo saltare questo, sul posto. Ma che saltare sul posto? Questo lo porti dietro. Era dietro. Bravo, così. Adesso arrotati e vieni giù. Arrotati. Girati. E ti girati, per Dio! Cazzo, conosci due vocaboli. Tirati su e girati. Fatto. Allora adesso developpa giù così. Scherzo, dai. Senti, fanculizzati che scendo da solo, va bene? Lasciati andare. Non vedo. Discostati che non vedo. Manca quattro dita. Se non vedo non mi fido. Manca quattro dita. C'ho la sensazione del vuoto. Se non vedo non mi fido. Discostati. Risalto la montagna. Quattro dita mancavano. Mi era venuta la sensazione del vuoto. La sensazione del vuoto. Io da piccolo ho avuto un trauma. Non è che... Hai avuto più di uno, va là. Comunque guarda Giacomo che trova tutti gli appigli. Viene su come un camoscio, viene su. Bravo Giacomino! Cioè, ma non sentivi che non c'era peso attaccato? Cioè, questo ti sembra Giacomino? Se lui sono venuti i capelli bianchi. Vabbè dai, tieni qua. Speriamo che si sia incastrato nel nido di chiurlo. Lo vado a recuperare. Aspetta, dai, dammi corda. Aspetta, ragioniamo. Ragioniamo. Lì si è staccata la corda. Esatto. E guardiamo, dai. Ecco. Scendi che ci programmiamo come fare. Così proprio uno scavezzacollo. Succede una cosa, subito ti ci precipiti. Ho i miei problemi. Che problemi c'hai? Adesso che la notte rimango solo, già c'ho la sensazione del vuoto. Che vuoto, qua non c'è niente. La sensazione non l'ho amplificata con niente. Allora, ma non capisci che ho avuto un trauma da bambino? Non tirare! E Giacomo cosa facciamo?
tanto per me non c'è più niente da fare. Renditene conto! Non attaccarti alle cose! Non dire stupidate! Allora, accontentati di averne perso uno! Scendi! Calma! Scendi! Calma! No, ragioniamo almeno! Calma! Ti, ti, ti! Ti sei calmato? Ancora uno. Dai, dammi corda. Stai attento. Speriamo, però. Sto attento, sì. Gesù, oh, dammi, oh, non tirare. Indovina chi c'è qua? Da che parte sei arrivato? C'è il sentiero. Sì, beh, io lo sapevo che c'era il sentiero. Lo sapevi? Sì. Ma che coraggio hai di dirmi? Perché non siamo andati per il sentiero? L'ho fatto per farti provare un'esperienza nuova, una salita. Chiesto. Cosa c'entra? Adesso sei soddisfatto. Non credo. Ma sì. Sono stanco. Ma va là. Perché? Stanchezza. Oh, Giova, si è cagato sotto il caghetta. Oh, volevo vedere Deli. Dai, dammi lo stai. Il passo del chiurlo è facilissimo. Sì, ma... l'ho provato. E che fai? Che fai? Uè, Ciccio. Qui lo zaino è vuoto. Tu mi hai detto, porta lo zaino. I panini, la roba. Vabbè, dammi la tenda. Questo è deficiente, questo qua, eh? Non lo so. È vent'anni che te lo dico che è un deficiente. Tu mi dici, no, è un momento, passerà. Eccolo! Pazienza, mangeremo bacche, muschi, licheni, quello che troviamo. Meno male che fanno bene per la gastroduodenite pilorica quelle robe lì. Sai come fanno bene. Ciccio, me lo dice sempre il mio omeopata, che è un fior fior di omeopata. Omeopata, ci vogliono 15 anni per curare un raffreddore, figurati. Ho capito, ma io ho la gastrite. E ce ne vorranno 30 allora, capito. Dai. Sempre scelto. Oh, Giova, bravo. Come scegli tu i posti in montagna, guarda, non c'è in giro nessuno. Eh? Sei il re della montagna. The king of the mountain. Guarda che spettacolo. Cosa fai? Fumi? Oh, cioè, ti porto qua a 3000 metri e tu fumi. Cioè, ma vuoi mettere come si sente una Marlboro a 3000 metri? Guarda come si sente, guarda. Guarda. Non troppo bene. Tutti in montagna. Ma che non è una bambola gonfiabile, Ciccio. Vieni, Giacomo, vieni a vedere lo strapiombo. Madonna, mi vengo già i brividi. 700-800 metri. Sarà anche 1000-1200. Ocio! Ma dai! Ma sei bastardo! Fuma, fuma, hai visto che fa male? Ma cosa c'entra il fumo? Non sa che soffro di tachicardie improvvise, no? Ma va? Ma va, c'ho la valvola mitralica spanata, allora sei scemo. Lo sapevo. Non sai mai niente, tu. Lo fai, giochi a Shanghai adesso. Che spettacolo, ragazzi. Giacomo! Cosa? La marmotta! Guarda, oh, la marmotta, la che bella! Guarda, la marmotta! È la sentinella quella, guarda, sul masso grosso! La sentinella! Aldo, fa come salta! Ma che bella, Aldo! Oh, di lì, la marmotta guarda. Sentinella! Guarda che bella! Andate in terra! Porco Giuda, no! Andate in terra! No! Fa un via come un'anguilla, porca vacca! No, una marmotta è andata via come una marmotta. Aldo, dovevi vedere che belle cornine muschiate che aveva! Quattro di qua e quattro di qua, bellissimo! Ma che cazzo di animale hai visto? Non fa la marmotta per le cornina, dai! Un po' lontano, visto male! Vabbè, ma il pelo liscio, non normale. Che bella che era! La sono persa! Bellissimo! Io non pensavo in questa stagione... Lo stambecco! No! No! Che bello! Lo stambecco! Aldo, guarda la sucrinella! Maschio, guarda! Guarda l'Aldo! Che bello, lo stambecco! Guarda l'Aldo! Aldo! Bestiale! Saltavano come un grillo, a un certo punto fu via come un'anguilla! Sì, anche sì, dovevi vedere, dovevi vedere che belle corna muschiate che aveva! Partivano da qui, scendevano giù, andavano tutti in fuori! Ma che cazzo di animali vedi? E fa lo stambecco avere le corna muschiate fin dietro! Hai visto un pettine, avrei visto! Ho un po' di congiuntivite, ho visto male! No, è la cataratta e non hai visto niente, dai! Sì, ma voglio dire, non è che quando... Io non ne ho mai visti questi animali. Non è possibile. Il muflone! No! Il muflone che... Due! Guarda lì, due! Due! Due, Aldo! Due muflone! Guarda lì, guarda lì! Andate, andate! Porca vacca! No!
certo punto fanno via come due anguille. Oh, dovevi vedere che orecchie enormi che avevano. Cioè, l'unico animale con le corna grosse tu gli vedi le orecchie. Fatti operare, dai, abbandona l'omeopata. Sì, ma anche voi! Cioè, io chiedo, uno indica di là, l'altro... Ma vedi... Che bello. Bellissimo, proprio. Tra l'altro qua c'è anche l'eco, Ma va? Chiamata la valle dell'eco. Oh, dai, pestiamoci dentro. Facciamo una gara? Pizza? Chi fa più ritorni? Chi pizza? Fa più ritorni, dai, pizza? Vai. Me la sento già qui. Inizio io? Ti rimane sullo stomaco, poi. Sì. Pronto, Dai. Giovanni! Dai, accendi, io 5. Detto che ti viene un'embolia e rotoli. Giacomo! Eco di merda che c'hai, Giacomo. C'ho un po' di faringite, porca vacca. Sì, faringite. Dai, pizza, eh? Quanti ne hai fatte? 5. Tu? Lascia perdere una merda. Vabbè. Dai. Aldo! Terun, terun, terun! Cos'è? Ma sei scemo! Ma lo vuoi lasciare? Giacomo! Hai spaccato una spalla? No! Cosa c'è? Ma tira da me una pellicina! Ma sei matto, potevi fargli male seriamente. Non gli ho fatto niente, non gli ho fatto. L'ho preso solo per la camicia. Te camicia una M sola. Camicia, non camicia. Siccome è di flanella, è più grossa, gli raddoppia. Giacomo, vieni. Facciamo un gioco. Te, prendi gioco? un sasso a testa. Allora sei deficiente. Dillo, sono deficiente, lo so. Ma lo sa che c'ho il morbo di Dupuytren in questa mano? Che sei una discarica, dai. Discarica. Prendi un sasso a testa, dai. No, non far cazzate in montagna, Gio. Va più lontano. Non far cazzate in montagna, no. Visto gli stambecchi? Giova, cos'è? Questo è un animale grosso. Ti vado in tenda un attimo. Che caca sotto sei, sarà un cervo. No, questo deve essere un animale su due zampe, un orso. Un orso che mangia le patatine, ragazzi. Muoviti. Non mi far fretta! Adesso un orso, perché tu vuoi? Corri! Salvati almeno tu! Corri! È una ragazza. Deficiente, salvati almeno tu. Corri! Lo scemo del gruppo. Sprechen Sie Deutsch? Osteria, no. Nein? Parlez-vous français? Ah, français? Ah, nein, leider nein. Meno male, perché neanch'io. Sorry, do you speak English? Nur Deutsch. Und Straße. Du sprichst Deutsch? Ah, das ist schön, ja, komm hier. Ich habe viele Straßen gemacht. Es ist so lange, ja. Era gente appena l'italiano. Straße, ja, schon gesagt, ja. Aldo. Chiedile. Hai detto? Ancora niente. Dei preliminari. Chiedile come si chiama. Ah, sì. Chiedi il nome, Aldo. Aldo, chiedile come si chiama. Chiedile come si chiama. Aldo, No. Ma porco Giuda, la prima cosa che si impara in una lingua è come si chiama. Adesso la prima cosa che insegnano è come si chiama lei. Chi la conosce? Madonna, lei
generale. In generale intendeva. Sì, ascolta me, sennò passa le vacanze qua. Sei tutte efficiente? Allora parlaci tu e allora. Ah, beh, sei tutte te. Simpatico. Italiano. Italiano. Yeah. Italiano. Oh. Italiano anche lui. Yeah. Sì. Un te? Lui un po' più giù. Basta, mi vengono le coliche, basta ridere. Le coliche, gli ha di sé. Basta. Coliche. Coliche, lo squarau, prim. No, non è lo squarau, no, sono le coliche, ma no. Oggi le coliche, prim. Entschuldigen Sie. Das ist sehr schön, ja. Quella lì è una scultura egizia che abbiamo trovato qua. No, scherzo, eh. È una tenda. Tenda! Sta fuori, questa tenda. Tenda. Tu piuttosto, non ce l'hai lo zaino e la tenda? Ah, tenda, tu. Ah, das habe ich nicht. Ich habe nicht. Ma se c'è una valda che c'è un catarro... C'ho gli antibiotici e il fluimucino. Non ti pareva, ragazzi. Ich meine, tenda. Tenda. Ich? Nein. Ah, no. Capito. No. Ho capito, no, non ce l'hai. No. Questo è fuori, ragazzi. A parte che, scusa, dove dormi? Stanotte. Siamo in montagna. Dove dormi? A schlafen. Ich weiß nicht. Boh, ma, chi lo sa? È andata, secca, ragazzi. Tuffe. Mi è piaciuto. Tu mi stai sulle palle, tu. Che ce l'ha un po' alta. Ragazzi, un'idea geniale. Ciccia, tu vuoi dormire nella nostra tenda? Tu. Bassista. Questo è Nella, articolo introduttivo. Nella. Nella. Tu ja, also dormire. Ich, schlafen, ja. Nella tenda. In tenda? Sì. Tu. Oh. Ah, ja, danke. Sì. Ja, das ist auch kühl, ja. Freddo. Ja, freddo. Ja, aber... Si è fatto male una gamba. Sta facendo stretching. Ah, stretching, ja. Stretching. Ja. Aber ein allora, Moment, dai, ja. Andiamo a dormire. Ja. Ah, ein Moment, ja. Ich, ja. Nella. Nella. Und ihr drei aus. Ich meine, ich kann nicht mit ihr. Cioè, noi tre fuori? Aus? Ja. Tutti assieme a dormire. Ah, Nein. Beh, ragazzi. Va bene, pazienza. Va bene, solo tu nella tenda. Only you. Noi tre uomini forti stiamo fuori a guardare la notte, a annusare l'aria. Schwarzenegger. Sì. Yeah. Bruce Willis. Sì, è Topo Gigio. Topo Gigio. Pirla, vabbè. Efficiente. Also, danke schön, ja, danke. Ich gehe. Ich bin müde, du verstehst, müde. Müde. Ah, stanca, sei yeah, stanca. Stanca. Senti, è fuori, ragazzi. Stanca. Fuori con il balcone. Gute Nacht. Gute Nacht. C'è un catarro, però, sta roba. Gute Nacht, ja? Yeah. Yeah. Prem. E ridi, Topo Gigio. Noi uomini duri fuori al freddo. Qui, cara, la temperatura va sotto zero e il sottoscritto 6 mesi fa ha fatto la pleurite. Meglio, ti sotteriamo qua. Grazie. Ma non hai visto? Era freddo, non potesse, c'era un catarro spaventoso. E adesso noi cosa facciamo? Accendiamo un fuoco e tiriamo a mattina. Io, ragazzi, ci provo. Come ci provo? E che fai? Cioè, vado...
L'intenda e ci provo, la corteggio. E la corteggio di tutta risposta ti arriva una scarpata in faccia, allora. Come minimo. Vabbè, sei geloso perché mi è venuto in mente a me. No, dico solo. E poi mi arriva una scarpata in faccia, ci provi tu. Ma che i tedeschi sono campioni olimpionici di tiro al terone, eh? Primo, secondo, terzo e quarto pari merito. Ma non è che entro e gli salto addosso e poi rischio vale la candela. E la candela sono 18 punti in faccia di traverso. Già sei pelato, non sei bello da vedere. Comunque mi faccio mettere una cerniera, sei contento? Lascialo entrare, dai, ci divertiamo. Vai, Aldo. Fatevi un giro. Dove vado? Sì. Vabbè, aspetta. Dai. Porca miseria. Ma dove... avete visto... I prosperi l'avevano lasciato in tenda. No, li abbiamo qua, qua noi, guarda. Aldo! Prova un'altra scusa, dai, ho i pettine, devo pettinarmi per la notte. Lo shampoo secco! Dai. Ho dimenticato la spazzola per i denti. Ragazzi, l'avete vista, no? Immagino di no proprio, eh. La spazzola per i denti e il badile per mangiare. Forse l'ho lasciato in tenda. Scusa se non... Ah già, scusami se sono entrato così da chitto, è che... Da chicchio. Non trovavo la... niente, non la cerco più, fuori è calato la temperatura, tu di che paese sei della Tedeschia? Come male che non la come capisce, rosa dei venti, nel senso che nord, sud... Rosa dei venti. Il tuo autore preferito? Autore. Sto dicendo. Che cosa leggi? Posso baciarti? Posso baciarti? Posso baciarti? Come si dice da cioè, voi? Prima la confonde col delirio e poi posso baciarti. Adesso io mi avvicino piano. Se tu non vuoi farti baciare, mi discosti leggermente con la manina. Non c'è bisogno di darmi una scarpata, hai capito? Ora mi avvicino piano. Se non puoi ancora, mi sto avvicinando sempre di più, non è che mi devi baciare, ci sta, va bene, ciao, ma come ti ma perché sto facendo baciare, ma non ci sta questa qua, questo premio meglio, dai, ma porca vacca, sapevo che succedeva. Ma signore, ma perché proprio io facevo la schizzinosa col catarro, hai visto? Ma porco Giuda! Maledizione! Adesso c'è la Non è possibile! Come ci sta dando dentro? No, dai, non credo ai miei occhi! Ma che roba! Dai, non è possibile! Guarda! Non è... Lo fa camminare! Giuda! Guarda come sa... Ma tu non sei dentro! Non è possibile! È dentro da solo! Che cazzo è dentro Nasconditi. Da solo? Facciamo uno scherzo, dai! Scappa! Uno scherzo! Bau, tette! Ai, ai, stronia! Ciao, Betty! Ciao, Betty! Vabbè, dai, nasconditi! Giova, presto che arrivo, siamo al gioco! Ti chiamo io! Giova! Fai la faccia invidiosa per te! Come? Fai orco, giù da... non posso, ho appena fatto devitalizzare un dente! Non posso. Una bella roncolata qui! Che ci sta. Vai, Aldo! Fa vedere, Aldo! Sta dormendo! Sta dormendo? Dormendo, giovane. Ah, grande. Aldo, grandioso. Parola, ma sei grandioso. Sei grande, Aldo. Porco Giuda. Porco Giuda. Oh, ragazzi. Dai, racconta, ragazzi. Allora. Le tedesche sono a 20 anni avanti nel fare l'amore. Porca miseria. Ma rispetto a tutti o rispetto a te, sono avanti? Rispetto a tutti, non c'è paragone. E dai, racconta. Allora, ma porca. C'hai il gatto dentro, eh. Che cosa no? Ho datemi un pizzicotto se sto sognando. Dai, allora? Oh ragazzi, insegno una posizione che vale tutto il Kama Sutra. Kama Sutra. Ma insegnato proprio... E dai, racconta. Allora, ve lo dico però, sì. Giuratemi che non esce da questa vallata quello che sta per qui. Dai, figurati, dai. Allora, vai. La posizione dello struzzo. Dello struzzo? Com'è? Com'è lo struzzo, mai sentito? Lei sotto e tu sopra. Cioè, normalissimo. Lei sotto e tu sopra. Sì, però lei c'ha la testa nella sabbia. Ma dai, ma che testa nella... Eccola lì.
Con chi l'hai fatta? Con la marmottina, la posizione dello struzzo? Non c'è dentro niente. Ti sei fatto il camoscino, ti sei fatto. Oh, adesso passa anche il muflone, se vuoi ti metti anche con lui. Dove vai? Oh, il playboy della Val d'Aosta, con il muflone. Vieni qua, dai. Aldo, vieni giù, dai. Dai, sei incazzato, sei incazzato. Dai, vieni qua, dai. Basta, dai. Finito lo scherzo. Mi avete portato qui apposta per cancellarmi, grazie. Tu sei entrato da solo. Tutto no, no, avete preparato tutto apposta. Ma chi la conosce? Non la capiamo neanche. Porca vacca, sempre a pigliarlo per il culo tu, Terone! Terone, togliti anche tu. Togliti che il telefono piuttosto. È caduto ogni telefono adesso. Non a lui, deficiente, ha soccorso alpino. Aldo! Aldo! Adesso è Vicente! C'è il sentiero! Ma non ero seduto lì io prima. Eh sì, perché io c'ho il 17, c'è stata una discussione prima che mi faccia dimenticarmi del numero. Riprendi il tuo posto. Hai fatto uno scherzo? Io? Tu mi hai fatto uno scherzo? Io? Ma chi prima canta ha fatto l'uomo, Si tocca un odore di fumo strano. Stai fumando? Chi? Tu dico, stai fumando. Mi vedi fumare? Mi vedi? E allora perché me lo chiedi? Perché non mi chiedi anche se sto facendo il presepe? O se sto preparando le lasagne? Vabbè, ho capito. Pensa a te. In questo qua gli chiedo se sto fumando. È difficile. Uè, Ciccio, stai preparando il presepe? Stai fumando, va che è deficiente. Poi fa l'arrogante, hai capito? Fatto un tiro, dai. Hai fatto un tiro, dà fastidio, siamo in teatro. Guarda, sta fumando? Dai. Maschera? Sta fumando? La spengo subito, eccolo, è già arrivata. Chiedo scusa. Guarda, sta fumando. Non si può fumare. Brava, bel 100.000, vedi come cambia. Ci vorrebbe. Allora io la dia. Intanto se lo merita. Sì, però io non posso. Forse c'è un equivoco. Io dovrei soltanto passare. Devo arrivare a quel posto là in fondo, scusate. Ah, prego. È riservato, Arco sì. Giuda. E Arco Giuda è riservato per me. È della finanza? No, assolutamente. Ah, scusi, prego. Grazie. Scusi. No, scusi, niente. Non ho fatto apposta. Ti figuri, è stata colpa mia che ho messo il piede sotto. È l'ironia, non l'ha fatto apposta, non l'ha fatto apposta. Questo è suo, forse? No, è del signore, signore, c'è il suo foglio. No, è suo, che è timido. No. Prendilo, dai, non farlo scortese. Su. Scusi. Io non ci provavo. Certo che... non so se lei è di qua, però questa è una gran bella città, sì, però molto. C'è un difetto, bisogna dirlo proprio, i parcheggi, mancano i parcheggi, e poi si lamenta che la gente non va a teatro. Ho capito. Fanno il parcheggio, che non so se lei è d'accordo. No, certo, ho capito, me lo sta dicendo perché sono arrivata adesso. No, però io l'ho già visto 3 volte lo spettacolo, vengo tutte le sere, no? Per vedere come si evolve. È carino. Oh, a me è piaciuto... Scusi, mi è piaciuto un casino questa roba qua della tenda, mi ha fatto proprio ridere. Un po' casalinga come situazione. Casalinga, io ho riso dall'inizio alla fine, sì. Soprattutto quando interveniva quell'attore lì, bravissimo, madonna, quando parlava lui la gente, bravo! Quale attore? Gli altri due si rompeva un po' le palle, però lui... Proprio, quale attore bravo? Quello lì, quello che fingeva di avere tutte le malattie, proprio. Guarda che quello lì le malattie ce le ha veramente. Lo dici? Quando un attore è scarso, porta in scena le sue sfighe. Quello lì è chiaro, è scarso, fa, c'ho male qui, è chiaro che c'ho male lì, fa ridere. No, guarda che io mi riferivo a quello piccolo, bello, coi baffi. Sì, quello col naso finto, dai. Il naso finto. E dai, un umano non può avere un naso così esagerato, dai. Poi non gli hai visto l'elastichino? Per sembrare più buffo si mette sto naso finto, dai. A me è piaciuto tantissimo quello alto con la pelata finta. Quello l'ho trovato veramente... Guarda che quello lì la pelata ce l'ha vera, secco di suo. Ma non hai visto l'elastichino? Non l'ho visto. Fateci caso la prossima volta. Comunque mi è piaciuto tantissimo nella scena quando erano sul ciglio... E non mi viene il nome. Che cosa? Del paracipiglio, come si chiama? Del burrone. Del paraburrone. Quando ha allora, cominciato... Allora, tu fai i gesti, noi mettiamo le parole, dai.
Quando ha cominciato a fare Giovanni, anni. L'eco. Non mi veniva eco. Ma non ti viene un cazzo, te. Però. Se tu pensi a Umberto, ti viene eco, un'associazione. E allora poi Giacomo. L'eco. E poi alla fine Aldo. Aldo, si voleva vincere la pizza, no? Però la sfiga vuole che proprio in quel momento a Fondovalle non ti va a passare un treno e gli rovina l'eco. Cioè? Sì, quello fa Aldo, terun 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 terun. C'è rimasto proprio male. Ma io immagino che sia proprio bello. Barzellette che sono veramente bellissime. Scusatemi se mi intrometto, però volevo suggerirvi un'interpretazione un po' diversa di questo pezzo, perché non so se vi siete accorti, ma c'è una metafora evidentissima, no? La scalata della montagna, cioè l'uomo che cerca di elevarsi da un piano più materiale, più terreno, ad uno decisamente più spirituale, no? Cioè il cammino interiore dell'uomo, no? L'elevarsi verso un grado più alto della propria coscienza, no? Anche. E come? Percorrendo strade diverse, no? Come gli escursionisti, c'è chi prende la via più ripida, l'arrampicata, che quella più semplice, il sentiero, no? Però, a mio parere, non è tanto importante qual è la strada che si sceglie di fare, la cosa importante è arrivare in cima, no? E poter dire, eccomi, sono arrivata al traguardo finalmente, ce l'ho fatta, no? È un po' come diceva mio nonno, usava un'immagine di saggezza popolare, secondo me molto efficace. Diceva, che importanza può avere se le mie suole sono consumate o immacolate? Se i muscoli mi dolgono o se sono fresco come una rosa? Le scarpe si risuolano, i muscoli si massaggiano, no? Cioè, il tempo cancella le orme, però si inchina davanti al fine raggiunto, no? Perché, per esempio, nessuno di noi può sapere con esattezza quale strada abbia scelto Romolo per arrivare a Roma. Ma Roma è lì? Sai a me cos'è piaciuto un casino ancora? Quando il pelato, il bogione lì, aborda la ragazza per entrare in tenda. Però è uno schema classico. Allora, cosa vuol dire? Io ho riso, punto. Anch'io ho riso, però no. Cosa vuol dire schema classico? Perché è classico, lo buttiamo nell'immondizia. Ma io a volte, veramente, ti sento dire delle cose che sono... Allora mettiamo un cassonetto differenziato per il classico. Questo vuol dire, ma se siamo arrivati dove siamo arrivati col teatro, è grazie al classico. Mi metti dove in testa. Però cosa? Cioè la strada del classico è una strada percorsa e ripercorsa più volte. Dico una castroneria, fermami, perché voglio essere corretto nel dire le cose. Allora, voglio dire, se vuoi fare una cosa originale, senza basarti nel classico, allora non facciamo le cose classiche. Ma le cose che sono originali le devi sempre estrapolare dal classico. Sì. Caro mio, interrompimi se dico una fesseria. Voglio sì, dire, però... e poi quella cosa originale a sua volta diventa classico col tempo. Invece dicono mia, tu dico no, perché voglio dire il classico è una strada che come proprio metafora, cioè non voglio dire è raggiungibile quello che può. Cioè voglio dire, se non è le scarpe che. Cioè voglio dire, le scarpe sì. Si smangiano tutte, voglio dire, quando si sono smangiate. Dice vabbè, intanto dicendo vabbè, mi dice porca miseria, ti tira a salire un dolgo che l'ha trovare da dove è venuto, però ormai c'è, non è che, c'è voglio dire, la freschezza, questo dolgere che ambe due le gambe, non è importante. Dove... Se mi devo fare massaggiare, vado a Roma. Ma perché non l'hai interrotto? Perché rimango sempre affascinato dagli abissi della psiche umana. Guarda, io non è che volevo farmi sto viaggio intellettuale, ho detto, ma ha fatto ridere la ragazza, sì, con la ragazza. Quella della tenda. Basta. Sì, l'olandese. Ma che olandese, dai, olandese. La scusa, vero, la svedese. Ma non l'hai sentito come parlava? Usava questo linguaggio italo-svevo. Usava Italo Calvino come linguaggio adesso. Ah dai, era tedesca, tedesca. È possibile che non ti sia accorto, tedesca era. E si vede che ho visto un altro spettacolo, va bene? Oh, bravo, io sono d'accordo con
lei, scusate, secondo me lui ha ragione, nel senso che lui ha colto esattamente la potenza di questo linguaggio, no? Linguaggio che non appiattisce gli spettatori in un'interpretazione univoca dei messaggi lanciati, ma ognuno coglie il proprio messaggio, no? In base al proprio codice di decodificazione che è soltanto suo e che nessuno può variare, no? Era questo che voleva dire, sì. No? Ecco, io lo colgo. E infatti questo è un ribaltamento a monte del concetto di base, perché non sono più mille ruscelli che vanno a formare un fiume, ma è un fiume che forma mille ruscelli che salgono verso la sorgente, no? Tra parentesi, sorgente uguale fonte di verità. Chiudo la parentesi e non la riapro più. Nel senso che quello che scende dal palcoscenico non è un nettare che ha per tutti lo stesso significato, no? Ma è, come diceva mio nonno, un'idea nella sua forma dell'essere altro, cioè estranea a sé, no? Un essere non essere. Per esempio, se noi analizziamo l'essenza della montagna in quanto essenza e non in quanto semplicemente montagna, no? Scusate, posso sedermi qui? Ci spiace, lo teniamo per i cappotti. Asataram, asataram, askibidu, skibidu, oh, asatae, asatararam, achika, skubidu, bidu, bidu, bidu. Attenzione, attenzione, qui torre di controllo, tutti pronti per il countdown finale. 10.825, 10.824, 10.823, 10.822, 10.821, 10.820, 10.819, 10.818, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, middle 2, 1, 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, yeah! Questo brano musicale vi viene offerto dalla torre di controllo, che vi augura buon viaggio. Si pregano i signori passeggeri di presentare la tessera di riconoscimento. Inserire la tessera. Ritirare la tessera. Arrivederci. Guidate con prudenza. Attenzione, attenzione. Allacciare le cinture di sicurezza. A
Bene, pronti per il countdown finale. 5, 4, 3, 2, 1, ignition! A bordo dell'astronave Lodovica Prima. È il vostro computer di bordo che vi parla. Vi indicherò ora l'ubicazione delle uscite di sicurezza. Lì, là. Si ricorda ai signori passeggeri che è severamente vietato fumare, farsi le canne, farsi le pippe. Durante la trasvolata proietteremo il film Apollo 13. La velocità di crociera è di circa 300.000 milioni di metri quadrati. L'altitudine notevole. Temperatura esterna NP. Lindron! Si avvisano i signori passeggeri che da questo momento la mensa è aperta. Buon appetito! Ah!
Sottomahae! Usae! Capitano, mi sente? Vi faccio un cenno. Ricevuto, capitano. Bene. Per prima cosa deve localizzare la scatola verde alla sua sinistra. Capito bene, capitano? Bene, proceda. No, capitano! Ho detto alla sua sinistra, capitano! Che c'è, capitano? Capitano? Sì, quella è la sinistra, capitano. Bene, siamo in buone mani. Adesso svidi il tappo della scatola in senso anti-orario. Capitano, non abbiamo molto tempo, mancano pochi secondi. Svidi il tappo della scatola in senso anti-orario. Bene, adesso estragga il filo blu. In tre, capitano. E lo colleghi a quello giallo! Capitano! No, non a quello giallo! A quello verde, capitano! Capitano! Capitano, no! A quello rosso, capitano, a quello rosso! Capitano! In fretta! In fretta, no! Troppo tardi! Sei l'estate di Stamagliano! Sei l'estate di Stamagliano! Sei l'estate di Capitano, è la fine! È la fine! No, Jack, è solo la fine del primo tempo. Thank you.
Come mi sto divertendo. Ma dai, ma una cialtronata, una baracconata. Ma dai. Senti, se non hai il senso del comico e del teatrale, te ne stai a casa, giochi a briscola, a bocce e non ci pensiamo infatti più. Gioco sia a briscola che a bocce, perché... E come mai non ci hai giocato anche stasera? Era turno di riposo stasera. Comunque di prima chitto, oh, mi sono divertito tantissimo, non posso... Però dopo, scusami, però dopo a ripensarci bene dico porca miseria. Cosa? Perché, voglio dire, sono contrario nel far lavorare gli animali in scena. Guarda che... Se le torture che queste povere bestie sopportano per fare questi 4 metri quadrati nella che animali? Visto? Quali animali hai visto? Oh, ragazzi, ma avete le fette di salame negli occhi? Guarda, sono sugli occhi, sono negli occhi, devi farti operare come minimo. Ma dai, lo struzzo a posto di correre libero nella prateria è resegato in 4 metri quadri. Resegato in 4 metri quadri? Oh, non c'è veramente, ragazzi. Perché secondo te lo struzzo è vero? No, è finto. C'è sotto un attore, Ciccio. Questa è la più grossa castroneria dopo Dumbo l'elefantino volante, dai! Questo è scemo, questo qua. Ma come può un attore fare lo struzzo? Cioè, fisicamente non ci azzecca niente l'uno con l'altro, voglio dire, deve essere Transformer, non lo so. Voglio dire, l'attore fisicamente è quello che è. Lo struzzo è più longevo. Cioè, voglio dire, non ci azzeccano proprio niente l'uno con l'altro. Come può longevo un attore fare il collo, il becco, gli occhi? Ma sì, perché hai mai visto uno struzzo con le gambe pelose, eh? Poi lo struzzo l'articolazione al contrario, non ha mica le ginocchia. Cammina così lo struzzo, cucù. Gli occhi, cos'è? Sbarellato con lo struzzo lì. Ma pensa a te. Se è un attore come si mette a fare lo struzzo? Ma il braccio fa il collo, no? Fa così, fa pip pip pip. Hai visto? Questo è lo struzzo. Vuol dire che mi sono ingannato. Mi sono ingannato. D'altronde il tuo cervello non è che c'era tanto da ingannare, pensate. Comunque io invece, Giovanni, ho apprezzato una prova d'attore veramente straordinaria, guarda. Chi? Cioè, quell'attore lì è fantastico, dai. Quale attore è fantastico? Quello lì è un attorone della madonna. Quale attorone? Quello lì che faceva l'avvoltoio, dai, ragazzi. Ma guarda che l'avvoltoio è l'unico animale vero che c'è in scena, Non dire fesserie. Ma vedi che c'è un animale vero allora? Ma come può un umano essere così ingrugnato, dai, tutto così? Te sarebbe raccapricciante un umano così. Tutto è maciato. L'avvoltoio è vero. Ma certo che è vero. E dove lo tengono? È il camerino insieme allo struzzo. Scusate, scusate, sì. Però devo dirvelo, la vostra chiave di lettura è completamente errata. Nel senso che non è tanto importante ciò che è quanto ciò che appare. Perché ciò che appare è ogni volta diverso, perché è diverso ciò che ognuno di noi vuole vedere, no? Io la chiamo identità della disuguaglianza, perché secondo me... L'ho interrotta? Sì, no, ma non è importante, voleva dirmi qualcosa? Sì, volevo dirle, secondo lei... Sì. Drammaturgicamente parlando, sì. Lo struzzo è struzzo. La ringrazio per questa domanda. Vede, il problema non è tanto che cosa c'è dentro lo struzzo, quanto cosa c'è dietro lo struzzo. Perché faccio un esempio, no? Quando in scena il saggio indica la luna col dito, lo stolto guarda il dito, però è nella luna che si può trovare la risposta ad ogni domanda, no? Perché nella finzione della rappresentazione teatrale, no? Così come nella vita quotidiana, d'altronde, ci sono struzzi che sembrano uomini. E uomini che sembrano struzzi, no? Dipende tutto dall'angolazione in cui ci si pone per osservare. Che poi, del resto, questa dicotomia uomo-struzzo, no? Poi è la madre di tutte le moderne contraddizioni. E come la si risolve? La si risolve chiedendo a se stessi, in tutta onestà, dove finisce lo struzzo, dove comincia l'uomo, no? O viceversa, in questa eterna corsa rimpiattino, ecco, dove i ruoli si inseguono, si mescolano, si raggiungono, no? Cambiando di continuo posizione e identità. E laddove sembra che sia l'uomo prevalere e lo struzzo soccombere, in realtà è solo apparenza, perché è lo struzzo che si è trasformato in uomo per impedire all'uomo di farsi struzzo in questa eterna partita ping pong, no? Struzzo, uomo, uomo, struzzo, in cui nessuno deve vincere, ma tutti devono vincere. Nel cuore della notte,
Non tutti gli esseri umani dormono sonni tranquilli. Sono il Conte Dracula, minchia! È stata una notte poco fortunata per il conte Dracula, che di pollaio in pollaio ha perso ormai la nozione del tempo. La notte trascorsa senza che Dracula abbia trovato uno straccio di collo d'uomo. Quand'ecco scorgere all'orizzonte, in una radura, una casetta. Mi, una casetta! Porca di quella troia! Chi è che bussa a quest'ora del mattino? Aia! Aio! Nonno! Aio, come sei spigoloso, nonno! Preso... Nonno! Aio, nonno! Samantha, il nonno è morto! Hai fatto uno scherzo, eh? Vedrai quando ti spezzo le braccine, tec, tec, che scherzo che fai! Spegni le candele, renditi utile! Ignorantone, c'è il pulsante! Sto arrivando, aio, un momento! Avanti! Desidera. Buonasera! Sono il Conte Dracula! Buongiorno, sono Nico. Che buongiorno, ripeto. Buonasera, sono il Conte Dracula. Allora, data l'ora del mattino, buongiorno, sono Nico. Ognuno a casa sua saluta come vuole. E comunque io dico buonasera, sono il Conte Dracula. Ha visto che siamo a casa mia, buongiorno, e la saluto, io. Ma guarda che stravannata di uomo! Credi di comandare! Succede un'altra volta, vedi cosa ti faccio, nonno? Ti sfilo la colonna vertebrale e mi suono l'adagio di Albinoni, mi suono! Voglio vedere lì tutto molle mentre mi suono l'adagio! Bussano a quest'ora del mattino, chi sarà mai? Andiamo a vedere, eh! Avanti! Desidera? Salve! Sono il Conte Dracula! Buongiorno, sono Nico! Allora, se lei continua a dire buongiorno, io continuo a dire buonasera! Sono il Conte Dracula! Ma visto che saluto come mi pare, buongiorno e la saluto di nuovo, io! Ma va sto pattagarroso di uomo! Ma succede un'altra volta, vedi cosa ti faccio, nonno? Ti strappo il femore e gioco a cricche con la rotula, gioco! Voglio vedere lì così. Mentre io gioco e mi suono l'adagio di Albinoni. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Avanti! Desidera? Buongiorno. Sono il Conte Dracula. Buongiorno, sono Nico. Qual buon vento la porta, Conte? Oh. Vengo mio malgrado a disturbarvi, ma ci sono costretto dall'incalzante fame che mi attanaglia le viscere. Sono qua, Conte. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Oh, e vago a destra e a manca. E ciò che manca, manca. Non manca a destra. È sbarellato. Io, unico superstite della mia stirpe. Ma ha fatto due patagori così, eh! Grida, a casa degli altri, grida! Succede un'altra volta, vedi cosa ti faccio, nonno? Ti strappo le scapole e ne faccio due posaceneri, ne faccio! Voglio vederli così con fuori le scapole, mentre mi suono l'adagio di... Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai?
Vai tu nonno a vedere, va! Ti sgranchisci l'artrosi, eh! Salve, sono il conte Dracula, Gollum! Mico, m'è invecchiato! Chi era, nonno? Era il conte Dracula! Colui che viene... Io, vagabondo che sono io! Io, vagabondo che non sono altro! Attaccato al morbo, nonno! Se fai brutto, ti tirano le pietre! Nonno! Ti metto la supposta adesso, no? Nonno, ma porca di quella, porca! Ma porca di quella... Troia! Ma questo... Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere, eh? Avanti! Paio di cazzotti qua dietro, vedi che buca salta fuori! Ho trovato quest'essere che piangeva sotto un salice piangente. E l'ho portato a casa. È il nonno questo! Sono Gigrobo d'acciaio! Nonno, sei stato in giro tutta notte, come al solito! Coi travestiti, eh! Altro che Gigrobo d'acciaio! Aio! Cosa sta facendo? E lei non faccia stare in pensione i suoi genitori! Cosa c'ho? 200 anni adesso! Comunque la ringrazio, Conte, di aver riportato a casa il nonno, o Gigrobo d'acciaio! Piuttosto posso sdebitarmi per questa cosa. Casa è la sua casa, Conte. Grazie, ma... Posso offrirle qualcosa? Accetto. Oh, ci facciamo cappuccino con brioche? A quest'ora? Un panino imburrato di pâte à serru? Che cos'è? Una spremuta di garragarru? Visto l'ora gradirei di più, che ne so, una bella bistecca al sangue, un piatto di spaghetti, una pizza, ecco. Alle 5 del mattino? Perché me la porta fra 5 ore. E la porto fra poco, tempo di farla, sono le 5 meno qualcosa, e la faccio e gliela porto. No, sarà mezzanotte, massimo l'una. Che mezzanotte l'una? Sono le 5 quasi quasi, fra poco almeggia, Conte. Sta scherzando. Sente le campane? L'una. Noges, Patarimannu, Scaragagagu, Franco, e Kimme, le 5 spaccate, fra poco almeggia. Devo scappare! Devo scappare! Io rifiuto l'ospitalità! No, è che devo scappare perché cosa? Ho dimenticato il gatto sulla pentola a pressione! Lo facciamo anche noi così e vi è più buono, ascolta! Si sega! L'orlo dei pantaloni! Ma aspetta la sarta! Ah, come mi sono fatto dimenticare! Ma aspetta! Che orlo dei pantaloni? Fa mia moglie Sabata l'orlo, è bravissima! Stia qui! Vendemmia! La vendemmia! Tutto il racconto che è andato male, ma posso ancora salvarlo? Che raccolto? A fine marzo che cosa raccoglie? I cardi raccoglie. Micio! Micio! A chi? Micio! A chi? Micio! Nonno, il gatto è morto! Quante volte te lo devo dire? È morto l'anno scorso. Ho avuto un incidente, poverino. Saltato in braccio, stavo accarezzando e... Tre vertebre! Secco, eh! Del resto non è che sono qui a sfamare tutti i gatti del circondario. Già svegli? Mia moglie Sabata. Bel figotto pacciarotto, eh? Perché mi guarda così? Ha avuto un incidente, poverina. Che cosa gli è successo? E la stavo accarezzando insieme al gatto. E anche lei tre vertebre. Ma adesso si sensitiva, eh? Per via delle tre vertebre? Sì, sbloccato. Non me lo dica, mi lascio indovinare. Lei... ha dimenticato il gatto sulla pentola a pressione? La sensitiva! E poi non me lo dica, mi lasci indovinare? Lei deve fare l'orlo ai pantaloni! Sensitivo! Aurigliato! Ma lei chi è? No, non me lo dica, mi lasci indovinare! Lei è Zorro! Signora, vede la sciabola? C'ho la mascherina, non mi sembra, sono il cavallo, non ho... C'è quel gran simpaticone del sergente Garcia! No, perché non lo vedo! Io. No, non me lo dica, mi lasci indovinare. Dai, lei è un conte. È Conte. Conte. Paolo Conte. Che Paolo Conte? Il Conte, il Conte. Lei è il Conte... Dracula. Pacula. No, Pacula, Dracula. Iacula. Non è Iacula. Sono il Conte Dracula, mi! Lei è il Conte Dracula? Un
un'acutezza perspicaciosa. Ma che... no, posso congratularmi con... E io chi sono? No, non me lo dica, mi lasci indovinare. Io sono Samantha, la moglie di Nico. E avanti 100 anni, è proprio una cosa. Certo che il gatto è stato più fortunato. Aiuto. Oh, ma io devo scappare, ma sarà per un'altra volta, mi fermerò più a lungo. No, lei resta con noi. Non ci lasciar, la notte mai più ci andrà. Mangiamo qualcosa assieme. Prepara qualcosa, Samantha. Non so, il malloreddo alla sassarese. Oh, il malloreddo alla sassarese. Non posso. Non gli piacciono. Le piacciono i malloreddi? Ho detto non posso. Vabbè, allora prepara lo sgracchio frattau. Quello è lo buono. Lo sgracchio frattau, le piace? Sgracchio frattau è buono, eh? No, 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 non gli piace. E piace anche piacciono. Quello? Oh, prepara il porcetto patagarraggio. Quello è buono, eh? Il patagarraggio, le piace? Vabbè, vai, finché di capire. No, non gli non piace niente, Conte. Non gli piace, non gli piace questo, non gli piace. Che famiglia. Allora vai di là e prepara qualcosa tu, Samantha, dai. Sì, ma piano. Fatti una mossa! Piano! Vabbè, piano. Anche quella donna fa paura, eh? Ah! Non faccia più quel segno! Al segno della croce, dici? Ah! Ah, le fa senso anche così? Ah! Cioè il segno della croce? Ah! Anche questo? Ah! E questo? Ah! Questo? Ah! Questo? No, quello no. Questo la carne. Ma questo? Ah! 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 No, no, è un ospite, non si tratta così! Spezzo le dita e faccio lo Shanghai, eh! Giorno, il cane Pitigiu è morto! È morto l'anno scorso, quante volte te lo devo dire? Ho avuto un incidente, poverino. Un bracco da caccia bellissimo, attraversato un guado e annegato. Porca troia. Ma i cani, si sa, sanno nuotare benissimo. Lo so, ma se li tieni sotto il muso 3/4 d'ora è che vengono fuori facilmente, eh? Non è che sono qui a sfamare tutti i cani del circondario, Che cosa le ho preparato? No, non me lo dica, mi lasci indovinare. Ah! Ah, non fare gesti che il conto è sbarellato, eh! Ah! Anche questo, guarda! Ah! La roba! Ah! Guarda questo! Ah! Ah! Guarda questo! Ah! La roba! Ah! Ah! Aio! Quanto ho detto prima! Allora! Strappo la dentiera e faccio le nacchere, eh! Faccio ballare come l'orso Yogi! Allora, cosa hai preparato, Samantha? Ho preparato un... Così? Un... Ehi! Ehi! Ah! Ella! 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 Tutti così! Tutti così! È una malattia araba! Dicevi, hai preparato? Dicevo, ho preparato un... C'è bisogno che fai quella voce lì, basta che non fai gesti. Ah! Se do un colpo qui vedi come ti passa la malattia. Ho preparato un gran bel muesli. Lo sai che il muesli è pesantino alla mattina. Lo so, però l'ho fatto con tanto tanto aglio. Bravo. No, l'aglio no. Come piace al nonno. Stomaco. Vabbè. Seduto, seduto. Faccio venire l'eczema, eh. Conte, rifiuta il cibo che le viene donato da mia moglie, porca di qua! Lei è un bel cucchiaione! Butta giù! Non c'è l'uno, se c'è due, Conte! Lei è un altro bel cucchiaione, butta giù! Sei gozzato? Vado a prenderle qualcosa da bere! Paio di litri di filo e ferro che sgorga anche il lavandino! Vai! Nonno, ti strappo le orecchie e faccio due sottobicchieri? Eh? Sempre a disturbare gli... Nella casa. Aio, colpo! Guardi che bella mattina! Ah! E questo mi ha fatto proprio girare Garabadorri, eh? Prendi di là che ribaltiamo la cassa, va! Pronta? Noghe, assassino a battella! Vai! Aio! Conte?
è morto. Te l'avevo detto che il muesli era pesantino, Samantha. Ma del resto non è che sei qui a sfamare tutti i conti del circondario, eh. Siamo finalmente giunti al gran finale. Vi verranno proposti quattro momenti topici della storia dei generi teatrali. Un varietà in tre minuti, una tragedia in due minuti, un musical in un minuto. E infine la sintesi delle sintesi, l'essenza. Lo zero comico assoluto. Quattro tappe fondamentali della storia del teatro. Certo, fosse stato per me, ne avrei messe anche otto. Perché infatti non inserire anche il vaudeville? Perché non citare il Café Chanton? O le Folies Bergère? Le Camembert? Arena! Ma passiamo al primo di questi momenti, il varietà in tre minuti. Abbiamo chiamato direttamente dalla Bulgaria una famiglia di fantasisti eccezionali. Signore e signori, sono lieta di presentarvi i Tirano! Tamor, dallo sguardo impenetrabile, seguito dal fido assistente Tamir, il microbico solerte uomo dai grandi occhi scuri. Va via. Ed ora il mago Tamor farà entrare con un esperimento di mentalismo unico nel suo genere, una magica scatola. In essa scatola è racchiuso il senso della nostra vita. Eccola la magica scatola, che fa il suo ingresso e si posiziona. Si posiziona elegantemente. Un applauso, grazie, grazie. Va via. Ed ora il grande numero delle spade. Il lillipuziano Tamir entrerà ora nella magica scatola con la leggerezza che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Opla la lai. Delicato come una miniatura di Boemia, egli entra nella magica scatola. E tra poco vedremo emergere il suo bellissimo visino. Mentre il mago Tamor s'appresta a ricevere la mortale spada. Eccola. Un applauso alla mortale spada. Grazie, grazie. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Attenzione. Il mago Tamor vuole eseguire il famosissimo numero del torci torci collo. Un numero da far girare la testa. Bellissimo. E tensione. Un applauso a questo fuori programma. Grazie, grazie, grazie. Ed ora il grande numero delle spade. Primo inserimento della mortale spada. Fantastico, questo esercizio trigonometrico. Secondo inserimento, più difficile. Guardate il volto di Tamor che si trasfigura nello sforzo di concentrazione. La la. Il levare. Bellissimo, fantastico, eccezionale. Ma passiamo al terzo inserimento, più pericoloso. Rabbrividiamo. Brrr. Voilà là è. Là. Numero di gran classe e dalle molteplici allegorie. Oh 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 oh. Ma che cosa succede ora? Il mago Tamar vuole vendicarsi e c'è un inserimento non previsto. La. Ai 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 ai, il dolore nella voce di Tamir, che però è sano e salvo ed esce dalla magica scatola.
visibilmente arricchito dall'esperienza. E con questo numero fantastico salutiamo i Tiranos, Tamor, Tamir e la Magica Scatola. Non nasconde il trucco, non nasconde inganno. Grazie, grazie. Ma continuiamo il nostro itinerario di sintesi in questa incredibile e affascinante rassegna di citazioni del teatro contemporaneo. E bisogna affrettarsi, perché il tempo vola. Ed è un vero peccato, perché altrimenti vi racconterei di tutte le mie precedenti esperienze teatrali. Da quando venni contattata dal Teatro Laboratorium di Wroclaw per Apocalipsis cum figuris. In seguito ho fatto un Der Dra di Birman, un Macbeth di Ionesco, sempre come spettatrice. Poi ho fatto Godot in Aspettando Godot. Arena! Signore e signori, siamo giunti al momento di una nuova, ancor più scarna e sintetica citazione. È il momento della tragedia più breve del mondo, signori. La prima tragedia in 2 minuti. Cos'è un minuto di fronte alla vita? Quanti minuti ci sono in un giorno? Quanti? 1440.
che in una settimana sono 10.080, che in un anno sono 525.600, che in 100 anni sono 52.560.000. Marina! Ma non pensiamoci. E dedichiamo uno solo di questi minuti a nostra disposizione per assistere al musical più breve del mondo, signori. Il primo musical in un minuto. Signori, siamo finalmente giunti all'essenza, al meridiano di Greenwich della risata, che funge da unità di misura e da punto di riferimento della comicità universale. Signore e signori, è con grandissimo piacere e con visibile emozione che sto per presentarvi lo zero comico assoluto.